È arrivata l'ora. Ciao e bentornato in questo nuovo video. Oggi sto andando a Molvena da Rewin Italia a configurare e preparare la nuova tuta per la stagione di gare 2021. Sarà una figata, quindi adesso sigla e iniziamo col video. Arrivato il corriere, non ho ancora guardato la tuta, ma sono troppo curioso. Siamo pronti? Boom! Che figata! Tuta appena realizzata da Rewin. E come avete visto nella prima parte del video, un po' di tempo fa eravamo andati proprio su nella fabbrica a prendere le misure e a elencare tutte le specifiche. Chiara di Rewin ha preso in conto tutte le caratteristiche che volevamo mettere sulla tuta e le ha realizzate. Infatti, come si può vedere, ad esempio la toppa in velcro per le saponette è leggermente spostata, quindi invece che essere in una posizione classica io la uso un pochino più sull'esterno. Hanno fatto una piccola modifica alla pelle per mettere il velcro della saponetta un pelino più spostato. Poi qua abbiamo le protezioni di ginocchia, gomiti e spalle. In base al modello anche qua cambiano leggermente. Non vedo l'ora di provarla. Questo è un modello che loro chiamano medium level, ma posso assicurare che la qualità è pazzesca. Cioè è una pelle stramorbida e la tuta è fighissima. Adesso giriamo un attimo e vediamo dall'altra parte. Fantastico, la lunetta qua sopra col tricolore che mi piace un sacco. Qua ci ho messo il 122%, il mio numero. Qua sul sedere un altro logo Crazy Vigno che avevo fatto io al computer. Un'altra novità degli ultimi modelli è questa qua. Sull'interno gamba, in questa zona, c'è una parte di pelle girata, diciamo, nella parte scamosciata, che ci consente anche di avere più grip sulla sella quando siamo in curva, quindi questa sarà sicuramente un'altra caratteristica molto bella da provare e sicuramente utile. E poi penso anche per la prima volta nella storia, non si sa, abbiamo un supporto per il mio braccio. Qua abbiamo anche tutte le toppe che sono stampate su altra pelle, quindi molto molto più robuste rispetto a una stampa normale. Dai, me la provo. È arrivata l'ora. Mamma mia, ci siamo. L'interno gamba qua mi incuriosisce un sacco e
Sicuramente anche con lo scooter servirà molto, visto che si sta sempre molto appesi facendo fede a questa parte qua della gamba, quindi questo sicuramente è un altro plus. Queste ginocchierine qua mi piacciono un sacco, sono belle comunque. E abbiamo il braccio, ma vieni a vedere. Come si può vedere qua, hanno fatto una foderina all'interno dove hanno inserito questa placca in acciaio inox con qua uno snodo. Questa placchetta l'avevo fatta io già da un po' di tempo con gli stessi gradi di bloccaggio che ha il mio braccio, quindi in caso di caduta dovrebbe bloccare, e infatti è quello che fa. Si sente anche un pochino il cigolio dello snodo della placca, però in caso di caduta, cavoli, questa piastra mi aiuta molto nel limitare il movimento del mio braccio. Tra l'altro, appena l'ho messa non me ne sono praticamente accorto, quindi davvero tanta roba, e potrebbe essere anche un plus per il futuro, una competenza extra per fare anche delle protezioni del genere, diciamo proprio un po' su misura, particolari. Adesso qua non ho il paraschiena, quindi ho un pochino di spazio extra, ma bisogna contare che col paraschiena, quando poi uno è, diciamo, in posizione di guida, tutta la parte di pelle qua è giusta, quindi ci sta. Anche come fit a me piace un pochino più, tra virgolette, abbondante rispetto a una tuta proprio super tirata, visto che anche sugli scooter si ha una guida molto repentina, molto veloce. Mi piace avere i movimenti un pochino più liberi, ecco. Ovviamente anche colorazioni, grafiche e tutto il resto, come la qualità della pelle o il tipo di pelle, più forata, meno forata, sì, si possono personalizzare. Questa mi piace davvero un sacco, ringrazio ancora i ragazzi di Rewin. Qualora volessi anche tu realizzare una tuta personalizzata e su misura, qui sotto in descrizione ti ho lasciato tutte le informazioni e i link dei ragazzi di Rewin. Inoltre hai un codice di un ulteriore 5% di sconto, quindi potrai tranquillamente usufruirne. In casa la tuta l'ho provata, ora non rimane che provarla in pista. Speriamo di poter andare a girare il prima possibile, non vedo l'ora di tornare in sella al mio scooter e soprattutto di provare questa nuova tuta. Quindi mi raccomando, se non sei iscritto ancora al canale, iscriviti qua sotto, lascia un like, un commento, anche se hai da chiedere qualcosa riguardo di questa fantastica tuta. Gas e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Madonna, non ci credi quanto... Mamma mia, sembra di avere un pigiama. Ci credo. Ci credo, ci credo. Sono curioso anche di vedere un attimo sto braccino.